grande velocità il mezzo meccanico. Rubino Jet, il più veloce, la rottura di Red Moon MB. Seconda posizione Rea Valma, a largo interviene Rea Jet. Resia Jet punta in avanti, va su Rubino ed ottiene via libera. 200 in 16 scarsi. Resia Rubino, Rea Valma e Romanov B in quarta posizione, a precedere Rockefeller Dino, Reda Lod, Ringo Starr. Chiude Red Moon MB. 31,8 il quarto iniziale, si va di passo. Resia Jet libera di comandare nei confronti di Rubino e Rea Valma. Adesso muove dalle retrovie Ringo Starr, parato da Romanov B. 47,5 i 600. Il galoppo di Ringo Starr, Romanov rimane in quarta posizione. Giro di pista completato in 1,4. Viene all'esterno adesso Romanov B, di dentro va Reda Lod. Si arriva così al completamento del chilometro, percorso dalla leader in 1,20,4. Romanov a larghe folate si lancia all'inseguimento di Resia Jet. Lungo la corda Rubino, poi a largo Rea Valma. 400 al termine, ultima frazione in 14,5. Resia ha respinto per il momento Romanov, che è incisivo. Si allarga Rubino Jet, di dentro va Reda Lod, a largo di tutti Rea Valma. Sta passando Romanov B con un solo parziale su Resia Jet, che prova ancora all'interno a resistere. Battute conclusive. Romanov B facile nei confronti di Reda Lod, che precede Resia Jet. Sul mio cronometro 2,5 scarsi per il vincitore Romanov B, che con un solo parziale è andato su Resia Jet, l'ha liquidata e se n'è andato per proprio conto nelle mani di Fabrizio Martinelli. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,17,4 per il vincitore. Catello Savarese al training e dalla proprietà.